Inizia oggi la 3 giorni dedicata alla mobilità, sviluppo e al ruolo fondamentale che può avere il turismo. E sarà tema centrale della tavola rotonda che si svolgerà dal 24 al 26 maggio nella sede della Facoltà di Economia a Palazzo Van Nicola. L'importante simposio si aderisce nell'ambito della 49esima riunione scientifica della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Politecnica delle Marche. L'evento sarà dedicato ad approfondire tematiche principalmente relative al turismo come motore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio, anche attraverso importanti relazioni nazionali ed internazionali che diventano un'opportunità importante di rilancio economico e sociale per il nostro paese. Il turismo ovviamente è un fattore di sviluppo fondamentale, fattore economico straordinario per la nostra regione, ma per l'area di San Benedetto è addirittura il fattore fondamentale. E quindi non è un caso che noi abbiamo voluto collocarlo, non solo perché qui abbiamo la sede della Facoltà di Economia, ma è proprio perché questo concentrarsi sui problemi del territorio risponde esattamente alla strategia dell'Università Politecnica delle Marche, che non a caso ha un suo slogan per significare qual è la struttura e la strategia complessiva. Lo slogan nostro, lo ricordo sempre, è Università delle 3T, Talenti, Tecnologie, Territorio. Tema principale del primo incontro sarà la sostenibilità territoriale, che può essere garantita da un'eccellente valorizzazione turistica. Particolare, turismo sostenibile, il turismo e il rapporto con il territorio, quindi un nuovo modo di vedere gli aspetti turistici senza massacrare il territorio, diciamo, quindi tenendo conto sia dell'aspetto umano che dell'aspetto locale della situazione, insomma. Partner della manifestazione, oltre all'Università Politecnica delle Marche, anche il Consorzio Universitario Piceno. Facilitare e diciamo, consentire, anzi amplificare tutte le azioni derivate dalla presenza universitaria su questo territorio. Quindi oggi questa riunione scientifica con la Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica penso che sia un altro passo avanti, con tutte le manifestazioni che il CUP ha consentito e ha promosso, diciamo, insieme all'università per poter testimoniare il fatto che queste riflessioni, questi convegni non vogliono essere come i vecchi schemi politici che spero ormai vadano spazzati via come passerelle, ma come momenti di riflessione per cercare di applicarli alla buona amministrazione del territorio, alle buone pratiche di amministrative, cosa che oggi non abbiamo riscontrato e invece vorremmo riscontrare nel futuro con queste nuove aree, con questa nuova area di cambiamento. E...